Leopolda. Fate l'applauso a Lucia, che è lei che per 3 mesi ci avrà sulle spalle 50 anni di muffa di sinistra. Sarò breve, anche perché sono stanco come una bestia. Si vede, grazie signora. Lei mi rincuora. No. Chiediamo il voto perché siamo bravi, non perché siamo belli. Anche se Bonaccini, insomma, va bene. Comunque, innanzitutto grazie per essere qua in una sera prefestiva in cui avete tolto tempo alla famiglia, agli amici, al riposo, al lavoro, al Milan. E stiamo gloriosamente inchiodando in casa sullo 0-0 la pericolosissima spalla. Quest'anno non ce ne facciamo sfuggire una, cazzo. Siamo pronti al derby con Piacenza l'anno prossimo, più o meno. Vabbè, fa niente. Comunque, saluto anche, fate l'applauso ai 200 o 300 che sono fuori, che non ce l'hanno fatta entrare, ma che gli mandiamo Di Maio in cambio. Adesso arriva Luigi con le bibite zuccherate. Ragazzi, se siete qua più o meno abbiamo una mezza idea di votare Lega. Cioè, a occhio, o avete sbagliato, o siete qua per mangiare a spaffo, oppure, ma qua mi sembra che si paghi, quindi il problema non è convincerci noi. Il problema è, sai che? Oh, finalmente ci vediamo, che bello! Matteo! Mi chiamo Matteo, signore, sì. Grazie. Allora, 87 non è la tombola, mancano 87 giorni al 26 gennaio. Sembra lontano, ma è domani mattina al 26 gennaio. Siamo a novembre, togli l'Immacolata, togli Natale, togli Capodanno, togli la Befana, sembra lontano perché uno c'è ancora lì, Madonna, devo fare il pranzo di Natale, invitare la suocera, i regali, i cugini, i cognati che arrivano da lontano. 26 gennaio è domani mattina, 87 giorni, passano in un quarto d'ora. Quindi richiesta numero 1, siete tantissimi, io ho bisogno, noi abbiamo umilmente bisogno che voi viviate i prossimi 87 giorni come se fossero gli 87 giorni più importanti della vostra vita. Perché il 26 gennaio 2020, se va come va, rimarrà sui libri di storia e verrà studiato tra 50 anni come la festa della libertà degli emiliani e dei romagnoli. Non sarà una domenica elettorale, sarà una domenica di festa, di lacrime, di gioia. Io l'ho visto in Umbria, nelle piazze trovavo donne e uomini di 90 anni che piangevano e mi dicevano: Matteo, grazie, perché io non pensavo di vedere in vita la mia terra che aveva il coraggio e la forza di cambiare. Dopo 50 anni hanno cambiato in Umbria, io penso che dopo 50 anni si vincerà in Emilia e in Romagna. Ne sono assolutamente certo, ma dipende da voi, dipende da voi. Perché si parte dalle ultime elezioni regionali dove ha votato il 37% della gente. 5 anni fa 2 piacentini su 3 sono rimasti a casa, 2 bolognosi su 3 sono rimasti a casa. Io ho bisogno che nei prossimi 87 giorni voi entriate in quelle case, in quelle teste e in quei cuori, perché il nostro avversario non è Bonaccini, poveretto, basta guardarlo. Il nostro avversario è la rassegnazione, sono quelli che votare o non votare è la stessa cosa. No,
peccato mortale. Il 26 gennaio 2020 chi vota scrive la storia, chi non vota è complice dei vecchi e non parla per i prossimi 50 anni. E questo lo potete dire voi, valle per valle, paese per paese, parrocchia per parrocchia, comune per comune. Qua ci sono dei sindaci, fate un applauso a degli eroi, a dei matti, a dei volontari, a dei samaritani, a dei missionari, perché fare i sindaci di questi tempi è una roba, fateglielo più forte perché guadagnano 2 lire, gli rompono le palle tutti dalla mattina alla sera, però sono la spina dorsale di questo paese. Grazie. E l'autonomia significa dare più potere ai sindaci e alle regioni, perché poi quando decidono a Roma si inventano la tassa sullo zucchero, le bibite zuccherate, e l'ultimo zuccherificio rimasto in Italia è in Emilia. Si inventano la tassa sulla plastica, e chi la paga la tassa sulla plastica? Noi, quando andiamo a fare la spesa, a comprare i biscotti, la carta igienica, i pannolini, l'acqua minerale. I geni oggi hanno partorito la tassa sulle auto aziendali per chi guadagna fino a 50.000 euro lordi, come se uno che porta a casa 50.000 euro lordi fosse un nababo. Sti cretini parlano di manette agli evasori quando è lo Stato che deve ancora pagare 70 miliardi di euro ai fornitori che hanno lavorato per lui. Ma come cazzo fai a parlare di manette agli evasori quando sei il primo a non pagare chi devi pagare? Ma è una roba da quarto mondo. E poi si stupiscono se non li votano. E quindi di chi è la colpa? Degli italiani che non capiscono niente e di Salvini. Prima ero in collegamento 3 minuti, ho fatto 3 minuti dal tavolo lì e c'era uno, non lo vedevo, però sicuramente di sinistra, che io del debbio mi chiede: cosa stai facendo? Guarda, sto mangiando pane e salame. Interviene quest'aquila che sostanzialmente dice che sono antisemita perché gli ebrei non mangiano il maiale. Detto, ma prima eravamo in piazza a Parma, poi abbiamo pensato doveva essere un aperitivo al bar, abbiamo bloccato il corso principale, c'erano centinaia di persone, bello, studenti, mamme, coi bimbi travestiti bimbi, no travestiti quelli della stazione, i bimbi, travestiti. C'erano commercianti che avevano chiuso il negozio, c'erano state, boh, non so, 3, 4, 500 persone, tutto bloccato, però c'erano loro tre, c'erano 3 comunisti, in fondo col dito medio alzato che cantavano Bella Ciao. Mi fanno una... Sapete perché mi fanno tenerezza? Perché se in Umbria la Lega ha preso il 37% e il candidato del centrodestra ha preso il 57%, la cosa che mi riempie di orgoglio e che gli fa impazzire è che tanti ex elettori di sinistra, tanti operai, tanti agricoltori, tanti lavoratori, adesso votano Lega perché nelle sedi del PD ci sono più banchieri che operai. E quindi Bella Ciao, te la saluto, perché se fossero qua quelli che hanno combattuto per difendere la nostra terra dai nazisti, a questi qua che cantano Bella Ciao con la Louis Vuitton in mano, ma gli farebbero un mazzo che la metà basta. E quindi va bene, se tanto a loro rimane l'ultima accusa, quando non sanno cosa dirti, fascista, razzista, nazista, populista, schiavista, sovranista. Quindi ho bisogno di voi nei prossimi 87 giorni, si può veramente scrivere una parte, è un voto innanzitutto degli emiliani per gli emiliani, dei romagnoli per i romagnoli, è un voto per migliorare la qualità dei trasporti, della sanità, per sancire un principio chiaro che poi aiuterà anche i nostri sindaci: se governa la Lega in regione, i soldi della regione, le case della regione, i bonus della regione vanno prima agli italiani e quel che avanza al resto del mondo, vanno prima ai piacentini e quel che avanza al resto del mondo. E non è possibile che l'ultimo arrivato... Ma pensate che oggi sul giornale tedesco, perché ormai le notizie le becchiamo dai giornali tedeschi,
Giornale tedesco ha svelato che il ministro dell'interno di questo governo, quello che mi è succeduto, ha firmato un accordo con la Germania per autorizzare dei voli charter di immigrati clandestini che dalla Germania ce li riporta in Italia. Cioè, ma vi rendete conto? Noi siamo stati lì per un anno a impazzire per fare i voli charter che dall'Italia andassero altrove, e questi in un mese hanno firmato i voli charter che dalla Germania ce li riportano in Italia. Probabilmente è una penitenza che dobbiamo passare per poi tornare al governo dalla porta principale, perché questo faremo. Noi rientreremo al governo non dai sotterranei o dal cammino, dalla porta principale. Tanto vogliamo limitare i danni. C'è quel genio di Renzi che vuole cancellare quota 100 per tornare alla legge Fornero, con delle motivazioni importantissime. Me l'ha detto quando ho fatto il dibattito su Rai 1. Quota 100 è sbagliata perché mio zio fa il vigile urbano e sta bene. Belli questi casi. C'è lo zio vigile urbano a 64 anni che sta bene, ma gli auguro di arrivare a 125 anni. Ma anche prima a Parma io ho trovato una signora che oggi andava in pensione 3 anni prima del previsto, recuperando 3 anni di vita da dedicare ai figli, ai nipoti e al proprio futuro. E quella per me è una vittoria, la vita di quella signora. Quindi quota 100, la flat tax, Campacavallo, anzi, questi hanno, adesso, ma non hanno capito questi che gli italiani sono buoni, bravi, cari, generosi, solidali, donatori di sangue, donatori di organi, protezione civile, alpini e quello che vuoi, però questi hanno aumentato le tasse sull'Euro 3, gasolio Euro 3 per i camionisti. Già il mestiere del camionista non è il mestiere più semplice del mondo, e se hai il furgone o camion Euro 3 non è che te lo tieni perché sei un nostalgico di Gianni Morandi, oh che bello, vado in giro col camion Euro 3. C'hai il camion Euro 3 probabilmente perché non c'hai i quattrini per comprarti quello più nuovo. E l'unico modo per aiutarti è diminuirti le tasse, non metterti altre tasse se sei un povero disgraziato che non ce la fa a comprarsi il furgone nuovo. No, questi per tutelare l'ambiente, boom. Vabbè, ne abbiamo tante da raccontare, però questi 87 giorni vi chiedo di viverli come io vivevo gli ultimi 3 mesi del servizio militare. Non so quanti l'hanno fatto, alzi la mano che ha fatto il servizio militare. Tanti. Ecco, e se fosse per me, quando torniamo al governo lavoriamo per reintrodurre il servizio militare, il servizio civile per i nostri ragazzi e le nostre ragazze. Che male non fa. Però appunto, -1, -2, -3, meno, partiamo da 80, adesso non chiedo che vi mettiate in ufficio, in azienda, a scuola o sul comodino il calendario, però veramente mi piacerebbe che questi 87 giorni voi, andando a casa la sera fra 6.000 problemi sul lavoro, il litigio in fabbrica, l'insegnante che ti ha interrogato e ti ha dato 5, le girature di palle, però andando a letto voi vi domandaste se in ciascuno di questi 87 giorni io sono riuscito a scaldare una testa e un cuore di un emiliano e di un romagnolo che pensava di stare a casa, che votava il PD, votava i 5 Stelle. Noi ci abbiamo governato per più di un anno e adesso avrete capito tutti perché ho portato una pazienza incredibile, ma alla fine quando è troppo, e andare avanti ancora coi Toninelli, coi Di Maio, con la 30, con i Bonafede, era mica possibile, era una roba veramente. Adesso io non ho capito se qua si alleano col PD, si alleano con se stessi, se non si presentano proprio, non ci interessa quello che fanno gli altri, a Lucia non interessa chi si allea con Bonaccini. Noi dobbiamo essere consapevoli del nostro progetto, della nostra forza, della nostra squadra, delle nostre idee, di là facciano quello che vogliono. Io però ho bisogno di una provincia di Piacenza che sia la più compatta di tutta l'Emilia. Io non ho bisogno che a Piacenza
la Lega e il centrodestra prendano un po' di voti e vincano. Io ho bisogno che in provincia di Piacenza la Lega e il centrodestra stravincano e cancellino la sinistra e se le ricordano per i prossimi 50 anni di paese in paese, di valle in valle, di negozio in negozio. Piacenza, Parma, Modena, Reggio, io ci sarò abbastanza presente. E cominciamo settimana prossima, siamo sabato, domenica e lunedì in giro per l'Emilia e la Romagna. Il 14 novembre spero di vedere molti di voi perché abbiamo scelto di aprire la campagna elettorale nel posto più grande di Bologna, al palazzetto dello sport di Bologna, al Paladozza di Bologna, un giovedì sera di novembre. È una roba da matti, ma la storia la cambiano i matti e io ho bisogno di tanti matti, sognatori, visionari e coraggiosi. E quando i compagni vedranno 5.000 persone al Paladozza di Bologna, iniziano a fare domanda per il reddito di cittadinanza. Iniziano a chiamare un navigator e a capire che qua è cambiata la musica. E quindi non la faccio lunga anche perché sono arrivati i tortelli. Vi cosa ho fatto? Ha segnato il Milan. Allora vado avanti. Fino a che non finisce vado avanti. Anche se stiamo giocando con una squadra emiliana, quindi non posso dirlo. Devo tifare un po' Sparta, anche da. Però ha segnato Suso. Cazzo, miracolo proprio, Se ha segnato Suso vuol dire che sta succedendo qualcosa di incredibile. Se ha segnato Suso è ovvio che vinciamo in Emilia-Romagna. Non c'è dubbio. Vi dico grazie, vi dico che la mia da segretario della Lega è un'esperienza incredibile, per cui sto dedicando un po' di impegno, ma per cui sto ricevendo indietro molto di più rispetto a quello che sto dando alla comunità della Lega e al popolo italiano. E quindi ringrazio Dio per avermi offerto questa possibilità e dato questo onore. E questo onere, in parte, vedere le immagini di Piazza San Giovanni 15 giorni fa è una cosa che mi ricorderò per tutta la vita, centinaia di migliaia di persone educate, composte, sorridenti. E anche lì, l'unica roba che sono riuscito a tirare fuori è che Gad Lerner si è preso un vaffanculo. Inspiegabile. E se io andassi a guardare il derby nella curva dell'Inter e dico addirittura una. Però è per dirvi, ormai sono ridotti a quello: fascisti, razzisti, nazisti, alieni, terrapiattisti, le scie chimiche, tutte quelle, no. Piedi ben piantati per terra, sorriso, senza grandi promesse. La regione si occupa di sanità e vedremo di difendere la sanità e le strutture ospedaliere soprattutto in quei comuni di montagna che non possono essere trattati come i comuni di città e i comuni di pianura, perché una scuola in montagna è diversa, un ufficio postale in montagna è diverso, un punto nascita in montagna è diverso. Se chiudi un ospedale in centro a Milano te ne accorgi poco perché ne hai altri 15, se chiudi una scuola elementare in una valle cambi la vita a centinaia di famiglie. E quindi, però vaglielo a spiegare, Jane, ma questo vale anche un discorso più ampio per la tutela del territorio, a quei geni che dai centri delle città, può essere Milano, può essere Bologna, dicono no, non pulire il torrente, non togliere la ghiaia, non tagliare gli alberi in montagna e poi la montagna ti viene in testa e poi l'acqua ti entra in casa. E quindi, ormai c'è un nuovo animale di compagnia per gli italiani. Il cinghiale, ormai non c'è più il cagnolino o il gattino, ma la mamma dice, ma che cinghiale vuoi? Che cinghiale ti regalo perché ti entrano ormai in tinello, in bagno, sotto la doccia e guai a toccarli, ma buon Dio, è giusto tutelare gli animali, ma bisogna gli animali
tutelarli anche da se stessi, quindi garantire un equilibrio, e lasciamo che sia la gente di montagna a decidere come si vive in montagna, senza prendere lezioni dalle sovrintendenze o da quei geni. Quindi in bocca al lupo, io ce la metto tutta, in questi 87 giorni ci rivedremo parecchio, probabilmente insieme all'Emilia Romagna si voterà anche in Calabria, altra regione amministrata male dalla sinistra, probabilmente anche, anzi sicuramente, anche con qualche problemino in più. L'anno scorso dalla Calabria sono scappate 40.000 persone per farsi curare negli ospedali delle altre regioni d'Italia. E la Calabria è la terra con la disoccupazione giovanile più elevata in Italia e fra i più elevati in Europa. Evidentemente dove quello che tocca al PD si trasforma in zucca, senza essere volgare. Quindi vedremo di dare una speranza ai calabresi, agli emiliani, ai romagnoli, poi in primavera alla Toscana, alle Marche, alla Puglia, alla Campania, alla Liguria, il Veneto. Se li mandiamo a casa da tutte queste regioni, mandiamo a casa anche Conte, Renzi, Di Maio, Zingaretti e torniamo al governo di questo paese facendo cose serie per persone serie. E questa è la promessa che vi faccio. Viva Anziano Piacentino, viva Piacenza, viva la Zucca, viva la Lega e grazie a tutti voi per quello che farete. 87 giorni da vivere da eroi, non da schiavi. Grazie a tutti, grazie di cuore a tutti.